Allora, io sono nato in Brianza, vivo in Brianza e una ventina d'anni fa abbiamo comprato un casale a Paciano, avevamo una cinquantina di olivi, poi un bel giorno arrivano gli amici, assaggiano l'olio, dice ma questo olio è proprio buono, ma come si fa per averne un po'? Allora siamo andati in giro cercando per il paese chi ci poteva vendere un po' di olio, ma la cosa era molto difficile perché la produzione era sempre a livello familiare, quindi abbiamo comprato 3 ettari di terreno. Questo è uno, no? L'abbiamo comprato in 3 appezzamenti, questo è un appezzamento, si chiama Pietreto Basso, poi ce n'è uno a 100 metri, 150 metri più su, che si chiama Pietreto Alto, e poi ce n'è un altro nel comune limitrofo che si chiama Gioveto. In questi anni abbiamo fatto esperienza perché la mia attività era tutt'altro, io facevo, diciamo, l'impiegato, facevo l'agente di assicurazione, per cui questo non era il mio mestiere, no? E questa zona è molto favorevole perché gode delle brezze del mattino e della sera dovute al lago. Dall'altra parte del lago non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Infatti, ho conosciuto delle persone di Castiglione del Lago, per esempio, che hanno detto: voi avete l'olio più buono di tutta la zona, no? Qua e anche Panicale, no? Questa insomma, non so, la zona migliore, perché credo che ci sia questo clima, diciamo, favorevole alla cosa. A Paciano, quando sono venuto io, ho sentito dire che le olive si incominciano a raccogliere non prima di Santa Caterina. Allora, Santa Caterina è il 25 di novembre. Il 25 di novembre e andavano avanti anche tutto dicembre, anche a gennaio a raccogliere le olive. Epifania. Prima però raccoglievano quelle per terra, no? Perché era prezioso l'olio, no? Prima raccoglievano quelle per terra, poi dopo andavano sull'albero, intanto magari ne cadevano delle altre per terra, no? Quindi Santa Caterina era, diciamo, il giorno in cui si poteva incominciare a raccogliere le olive. Adesso incominciamo l'8 o il 10 di ottobre, quindi 40-45 giorni prima, ma vuol dire che alla fine di ottobre, la prima settimana di novembre, noi abbiamo finito di raccogliere. Una volta si raccoglievano a mano le olive. Io ce l'ho come ricordo, non sapevo neanche cosa fosse quando l'ho visto. È un cestino che legavano qui sulla pancia, lo legavano, abbastanza piccolo, salivano con la scala e raccoglievano, insomma, le olive a mano, che si chiama brucatura, il termine si chiama brucatura, e poi le mettevano, il cestino era subito pieno, insomma, e dovevano continuamente salire e scendere dalla scala. Questo lo facevano perché cercavano di far sì che da ogni pianta si raccogliesse il maggior numero di olive. Poi si è capito che, insomma, non valeva più la pena perché occorre molta manodopera. Allora, quando sono entrate in vigore le reti, no, è stata la prima cosa. Qualcuno, dopo aver messo le reti, per non salire sulla scala, usava delle pertiche per abbacchiare, diciamo così, l'oliva. Noi usiamo la potatura tradizionale perché, fra le altre cose, adesso con l'aiuto delle macchine, degli abbacchiatori che ci aiutano a far cadere le olive sulla rete quando è il tempo, e per non salire sulle scale, che è molto pericoloso, per non salire troppo in alto viene cercato di tenere in basso fino a dove si arriva, insomma.
sta entrando in voga da studi fatti anche dalle università, eccetera, la potatura a vaso policonico, no? Questa potatura ha anche lei gli stessi scopi, no? Però in pratica si chiama vaso policonico perché i 4 rami principali, insomma, dell'ulivo devono assumere una forma a cono, parte in alto molto a punta, diciamo così, l'ultimo rametto, e poi man mano che scende si allarga. Perché in questo modo la luce arriva fino in basso. Noi quando portiamo a casa l'olio, diciamo la prima frangitura, che sarebbe meglio, quella del primo giorno praticamente, è quello di assaggiarlo. Bisogna aspettare un attimo perché quando appena franto, diciamo, arriva a una temperatura di 27-28 gradi, che è considerato freddo, ma per assaggiarlo, per sentire tutti i profumi, tutti i gusti, bisogna che prima torni a una temperatura intorno ai 20 gradi, no? Allora, la prima cosa da fare, siamo lì, non so quanti, perché dipende, abbiamo provato a essere 10-12 e ognuno dice il suo parere, no? Ognuno dice il suo parere. Era più buono quello dell'anno scorso. Ah, ma quest'anno però. Ma quello di l'ultimo che abbiamo fatto, mi diverto. Sono andato in un insomma, ristorante su, e mi sono portato una bottiglietta, perché noi andiamo al ristorante e ci portiamo il nostro olio.